Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi vi presentiamo, l'abbiamo già presentato un paio di volte, una Jaguar F-Type, che dal mio punto di vista è la P300, in versione 2000. Questa macchina qua è stata presentata col motore 2000 da 300 cavalli, che è questa, e la versione sempre P300, la versione S, col V6 da 380 cavalli. Quello che cambia sostanzialmente, al di là degli 80 cavalli in più, è a livello esterno, sto parlando, è soprattutto la conformazione dello scarico. Quindi adesso, dopo andiamo a vedere com'è fatta. Allora, diciamo che quello che ha voluto il cliente è avere uno scarico più performante, quindi con un sound diverso, e possibilmente con un look che fosse quello della versione 3000. Allora, qui abbiamo, facciamo così che lo vedete meglio, questo è lo scarico che abbiamo tolto con una specie di bocchettone, io lo chiamo il tubo dell'aspirapolvere, quindi anche abbastanza brutto, soprattutto se paragonato alla soluzione tipo quello della versione S con il doppio tubo, è tutto un altro andare, cioè a livello estetico non c'è paragone fra le due. Ovviamente a livello commerciale hanno dovuto dare una differenziazione tra la versione un pochino più, non tanto economica, con meno cavalli, diciamo, rispetto alla versione più potente. Però con, diciamo, una cifra relativamente contenuta, l'abbiamo già la terza o la quarta macchina che facciamo, cosa proponiamo? Una linea di scarico della Ragazzon composta da un centrale diretto e un terminale con le uscite doppie, mi sembra che siano da 112 o 118 dovrebbe essere queste qua, cromate della Ragazzon. La particolarità è data dal fatto, lo vediamo qui, che sullo scarico di serie e sullo scarico modificato il sound è comandato da una valvola pneumatica che viene ovviamente comandata da uno switch e da un comando interno. Quando la si mette in modalità sport, questa valvola qua apre e ovviamente abbiamo una rumorosità diversa. Ovviamente la rumorosità diversa nel silenziatore di serie ha un determinato timbro, nella versione sportiva un timbro completamente diverso. Adesso il mio collega vi farà sentire la differenza. Comunque il concetto è, il terminale della Ragazzon utilizza la stessa valvola, lo stesso motorino, viene il motorino rimane quello di serie e la valvola è integrata, la nuova valvola è integrata nello scarico, quello modificato. Adesso se Mirko vi accende la macchina vi farà sentire. Ecco, come avete sentito, adesso non possiamo, diciamo, portare la macchina a un regime di giri oltre un tot, anche perché siamo in una zona dove ci sono anche delle case, per cui evitiamo di fare questo. Comunque avete sentito la differenza quando sentivate gli scoppietti, quindi la contropressione che dall'esterno entrava nel conotto di scarico, in quel caso la valvola era aperta. Viceversa, chiusa, il rumore si attenuava e si riportava a un livello, diciamo, dentro nei 92 decibel. Quindi in questo caso abbiamo un discorso estetico, un discorso di sound e anche un piccolo incremento a livello di prestazioni, perché ovviamente avendo ridotto il silenziatore, adesso purtroppo la macchina mi ha tirata giù dal ponte, comunque il nuovo silenziatore più la parte finale più o meno ha questa dimensione e questa larghezza, quindi è grosso modo la metà di quello di serie. Ovviamente sempre silenziato, però avrà un giro molto più veloce, quindi la macchina sforza meno e guadagniamo qualcosa anche in potenza. L'altro lavoro che ci ha chiesto il cliente è quello di verniciare le pinze dei freni, che in versione originale sono
color alluminio, non hanno una colorazione particolare. In questo caso noi offriamo un servizio verniciatura pinze freno, lasciando appunto la parte centrale con la scritta Jaguar, che qua è coperta leggermente dalla razza. Comunque vengono smontate, pulite, anche se queste erano molto, essendo una macchina molto recente, non avevano bisogno di chissà quale pulizia, e verniciate con una vernice apposita per sopportare le alte temperature. È un servizio che noi facciamo su qualunque genere di vettura, e con poco si ottiene un look che chiaramente cambia la parte, diciamo, estetica dell'impianto frenante. Io direi che anche per questa Jaguar F-Type è tutto. Vi invitiamo come di consueto a contattarci telefonicamente in sede allo 0273 83 175. Io sono sempre in sede da lunedì a venerdì, mi potete contattare anche per un semplice consiglio, sono sempre a disposizione. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella, consultare il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivio e elaborazione, dove troverete, oltre a questa Jaguar, oltre 3600 schede vetture. Pensiamo di essere gli unici in Italia ad avere questo pacchetto di informazioni, che veramente diventa sempre più corposo e sempre più importante e utile per coloro che lo vanno a consultare. E soprattutto vi chiediamo di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!